si è lanciato con l'auto contro i varchi d'ingresso al Vaticano. La gendarmeria gli ha sparato e lo ha bloccato. I fatti risalgono allo scorso giovedì 18 maggio e si sono verificati a San Pietro. Autore del gesto è un uomo di 40 anni che è stato fermato e che verrà interrogato nelle prossime ore. Si tratta di una persona trovata in stato di alterazione psicofisica. Non si conoscono i motivi del suo comportamento né è stata resa nota la sua identità. Secondo le informazioni apprese al momento in cui è accaduto l'episodio, erano circa le ore 20. L'uomo era al volante di un'auto e si è avvicinato al varco d'ingresso di Sant'Anna, pretendendo di entrare al Vaticano. Ci ha trovato i militari della Guardia Svizzera che gli hanno risposto che non sarebbe potuto entrare. L'automobilista allora, fingendo di fare una manovra per andarsene, ha invece proseguito la marcia, premendo il pedale sull'acceleratore scagliandosi contro il cancello. È riuscito a forzare il blocco della Guardia Svizzera e della Gendarmeria Vaticana. Subito l'allarme è scattato in tutto lo Stato Pontificio. Una guardia ha aperto il fuoco e ha sparato un proiettile contro la vettura che ha raggiunto il parafango anteriore sinistro. L'automobilista è riuscito ad arrivare fino al cortile di San Damaso, poi è sceso dalla macchina e ha cercato di scappare a piedi, ma le guardie lo hanno raggiunto e bloccato. Ora si trova nella cella di sicurezza a disposizione della magistratura della Santa Sede e verrà interrogato per capire i motivi del suo comportamento.